di competizione c'è, però non è una competizione, siamo comunque dei dilettanti, comunque tutti di noi hanno famiglie, fanno altri lavori, nessuno lo fa da professionisti. Però poi è una passione che ci dica talmente tanto che magari c'è gente che alle 5 di mattina si sveglia e va a fare allenamento, piuttosto che quando piove e fa freddo noi ci alleniamo comunque. In più questa cosa è una cosa che diciamo, come vedete del meglio della immagine, che stimola parecchio, e per cui diciamo qua proprio l'occasione per dire che non è che bisogna per forza correre veloce e fare maratona, si può iniziare anche semplicemente passeggiando e camminando. Quindi qua proprio l'occasione per aprire le nostre porte magari anche all'associazione dei diabetologi, se eventualmente si può fare qualche cosa insieme. Dimostrativa, una passeggiata. Mi dispiace che domani non sarò presente con voi perché abbiamo appunto una gara in provincia di Potenza. Un bellissimo aggancio, chiaramente io non sono un medico, però chiaramente chi di noi corre, cerca di correre, naturalmente questa cosa la tiene bene in considerazione. Quindi, come vedete, io ho scritto ogni podista pur dilettante per correre bene e quindi divertirsi pure l'alimentazione. Quindi noi mangiamo forti quantità di insalata, verdura, frutta e cerchiamo di limitare i salumi perché hanno i grassi animali, anche se sono un veterinario, quindi se il macellaio mi sento mi fa piacere, però purtroppo è la realtà. E poi un altro messaggio che da noi parte, e devo dire, alcuni di noi che corrono con noi addirittura vengono da Ponte Cagnano e dicono no, noi veniamo da voi perché voi siete una famiglia. E effettivamente noi quando stiamo insieme ci divertiamo, quindi come vedete questa è una delle tante cene, questo sarà il Natale di qualche anno fa. E quindi questo è sicuramente importante. Un'altra cosa importante che secondo noi vale la pena di dire queste cose è qui ho solo due foto di due atleti nostri per vedere che quando si corre, nonostante la fatica, qui per esempio siamo alla maratona di Roma di 2 anni fa, questo è Pinuccio che corre con voce, cioè si vede, sprizza, insomma nonostante la fatica qui, e non solo lui, vedete anche gli altri, insomma, anche se diciamo alcune foto effettivamente non sono proprio così, soprattutto quando ci si arriva nel finale, la faccia non è proprio questa. E un'altra foto che ho trovato così nell'archivio, che è sempre per la stessa cosa, e questo è un altro nostro atleta ultramaratoneta, come vedete è stato immortalato in questa foto per dire che secondo me insomma, mi sto divertendo. E questa è una cosa che facciamo noi, ho voluto mettere più che altro come, non so se qualcuno a Scario, il 1° gennaio di ogni anno ci vede, noi siamo quelli che ci facciamo il bagno per inaugurare. Questa è nel 1° gennaio 2011, sono già 7 anni che facciamo questa cosa e come vedete cioè, corriamo, però ci divertiamo un po', poi effettivamente fa un po' freddo però. E quindi io volevo lanciare solo questi messaggi, insomma. E l'ultima cosa che voglio, anzi due piccole cose, è che noi stiamo cercando di stimolare anche la scuola San Giovanni a Pirro, che già fa qualcosa per i ragazzi, perché effettivamente se non si comincia, voi siete medici, quindi non insegnate, nelle scuole a lavorare, a far capire alcune cose fondamentali come il fare un minimo di sport. E poi una cosa che ci manca tanto, anche se Carlo ha detto che noi abbiamo la natura, abbiamo spazi per correre, ne abbiamo tanti, chiaramente noi per avvicinare i ragazzi, i ragazzini da scolare, ci servirebbe una pista di atletica che purtroppo non abbiamo, quindi non tanto per noi master che abbiamo una certa età e quindi che corriamo per strada, però per i ragazzini per correre in sicurezza eccetera, correre vicino a uno spogliatoio quando fa freddo, c'è il motore che si fa una doccia, ci vorrebbe una pista. Chiaramente non pretendiamo una pista a San Giovanni, pretendiamo una pista almeno del golfo e oltre, e quindi se c'è qualche amministratore in sala, insomma, noi ci stiamo spendendo in ogni occasione per, invece di fare un campo di calcio, che ormai ce ne sono anche troppi, semmai una pista ci farebbe molto piacere. Ringrazio ancora tutti e buona serata.